di Hitler e del partito nazista al potere, cioè comincia una persecuzione tremenda, cioè non potete, il padre di Charlotte Salomon era un eminente medico e un eminente professore universitario, deve prima lasciare l'università, poi chiudere lo studio. La matrigna, che lei è matrigna amatissima perché le vuole moltissimo bene, c'è cioè una nuova mamma che lei trova. Era una contralto, una cantante lirica ammiratissima, ricercata da tutti i teatri, non può più Non può più. cantare, non possono avere personale di servizio, non può. A un certo punto lei riesce a entrare i primi tempi all'Accademia di Belle Arti, a una scuola di Belle Arti, è bravissima, le vogliono dare un premio, non glielo possono dare perché è ebrea, tant'è che lei si ritira, non finisce gli studi. A un certo punto poi. La notte dei cristalli uccido, come dire, distruggono i cristalli perché sono i vetri che vanno a pezzi, no? Rompono tutte le vetrine dei negozi degli ebrei. Cioè, comincia una persecuzione che monta, 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 che come se avvelenassero i pozzi. E io ho dovuto ristudiare tutta questa cosa e mi ha fatto una terribile impressione. A un certo punto non potevano, se c'erano delle panchine dipinte di giallo in cui gli ebrei si potevano sedere, sulle altre panchine non si potevano sedere. Cioè è una cosa, ecco, questa cosa per me è stato, questo tipo di documentazione mi ha veramente molto intimidito. Quindi quella che lei chiama giustamente distanza c'è, ed è la distanza rispetto a qualcosa di talmente dannato, di talmente diabolico, che io certamente non posso avere nessuna identificazione. Questo per spiegare la distanza. Poi, ecco, c'è questo tema novecentesco, fortissimo anche nel mondo tedesco, pensiamo a Thomas Mann, no? Dell'arte che supera la tragedia, ma pensiamo anche ai samizdat durante lo stalinismo, no? Cioè, per esempio, i poeti che nascondevano le loro poesie o che venivano perseguitati per le loro poesie, no? Però la poesia andava comunque scritta, anche se metteva a rischio, e quindi effettivamente. Più delle altre, lei ha ragione, più delle altre, Charlotte Salomon incarna questo dilemma dell'essere umano che non può soccombere alle tenebre, non può salvarsi a volte, e allora c'è solo l'arte che salva, non c'è altra via possibile. E il caso di Charlotte è assolutamente esemplare, perché lei fa questo grande libro. Che ha una storia pazzesca, perché poi lei finisce questo lavoro, riesce a darlo a questo medico che la voleva aiutare. Il medico, a guerra finita, lo consegna a questa americana che l'aveva ospitato. L'americana lo conserva, questo pacco. L'americana aveva una villa in questa parte della Francia dove lei si era rifugiata prima che appunto la morsa nazista arrivasse anche lì. Adesso non entro nei dettagli, ma insomma, poi chi leggerà il libro capirà tutta questa terribile escalation. I genitori, finita la guerra, vanno a cercare le tracce di questa figlia scomparsa. Gli viene consegnato questo pacco, loro lo aprono e si trova, anche quella è una cosa molto singolare, si trovano di fronte a questa esplosione di arte. E dunque a questa sublimazione, no? Del dolore, della tragedia nell'arte, cosa fanno? E sono talmente scioccati, richiudono questo pacco, prendono una bellissima scatola foderata di velluto rosso, la mettono in fondo a un armadio e non la toccano più. Chi è che li convince a tirarla fuori? Il signor Otto Frank. Chi è il signor Otto Frank? È il padre di Anna Frank. Che gli dice: questo non è qualcosa di vostro, è un patrimonio dell'umanità. Quindi lì c'è proprio, lei ha perfettamente ragione, c'è proprio una, come dire, una parabola, no? Della tragedia che grazie a questa figura eccezionale, perché è una figura eccezionale, una ragazza giovanissima che sente come l'onda che si chiude su di lei si chiude addirittura in una stanza a un certo punto.
e racconta tutto questo, poi prima con tre colori, poi entrano altri colori, ma sono delle gouache meravigliose di splendore cromatico, di vivacità, di invenzione artistica. Lei racconta tutto questo, questa cosa si inabissa e poi ritorna alla superficie, cioè è proprio una parabola dell'arte che vince la vita, non la singola vita dell'arte che vince, diciamo, no, che riscatta la vita, non la singola vita, che non può essere riscattata, ma riscatta la vita, certo, vince la morte, riscatta la vita, ecco, questo sì, questa è proprio una storia assolutamente esemplare. Tra l'altro viene ritirata fuori questa cosa e comincia, io ecco, per rispondere ancora, signore, io ho visto, mentre stavo pensando a questo libro, io avevo già il mio patrimonio di artisti, ho visto a Milano, al Palazzo Reale, una mostra di queste gouache, sono rimasta sconvolta da questa visione, ho cominciato anche lì a leggere le storie che ho trovato, perché non c'è una grande documentazione. Ho scoperto che questa mostra arrivava a Milano dopo essere stata fatta non solo ad Amsterdam, ma a New York, a Parigi, a Londra, poi appunto a Milano, poi andava a Madrid, non so dove, stava facendo il giro del mondo. Sono rimasta colpitissima. Lì ho cominciato a documentarmi e ho detto no, voglio scrivere questa storia. Appunto, benché fossi intimidita, perché effettivamente, diciamo, l'arte che è il trionfo della vita, malgrado la tragedia e la morte, ecco, nessuno meglio di Charlotte Salomon e della sua opera la incarna, quindi indubbiamente, e che poi è un tema, come lei dice giustamente, fortemente novecentesco, perché con tutte le tragedie storiche del Novecento, questo tema dell'arte che riscatta è stato molto, molto, molto importante anche filosoficamente. Pensiamo ad Adorno che dice dopo Auschwitz non si può più fare poesia, e invece, per esempio, Paul Celan che fa una poesia proprio perché c'è stato Auschwitz, cioè è un tema controverso, drammaticissimo, tuttora aperto in fondo, no? Anzi, no, non in fondo, tuttora molto aperto, perché poi le tragedie, basta che ci guardiamo intorno e non abbiamo che da scegliere. Quindi sì, in questa storia, oltre, diciamo, all'aspetto individuale, c'è indubbiamente questa questione. Per concludere, dopo questa meravigliosa presentazione che ho sentito e tutte le parole bellissime, per concludere, una ricaduta per le ragazze anche che ci sono in sala. Disobbediente nella lingua italiana è un'eccezione negativa, in questo caso invece disobbedienza vuol dire coraggio, audacia, tenacia, passione. Quella che mi ha colpito moltissimo è l'irrequietezza, l'irrequietezza che normalmente viene sempre un po' sedata, soprattutto dalla figura femminile all'interno della famiglia. Questa mi ha colpito molto. Quindi chiedevo sia alla professoressa Rasì che alla professoressa Lanati una ricaduta, qualche linea guida, qualche consiglio per le giovani che possono mettere in pratica invece un po' di irrequietezza per essere disubbidienti. Tu che consiglio dai, Barbara? Beh, il consiglio che do io è quello che ho. Consiglio partendo da se stessi, cioè studiare come dei pazzi e cercare di scappare, fare delle esperienze all'estero. Che non vuol dire cioè mettersi a fare l'amore durante l'università, vuol dire studiare come dei determinate, appunto, come queste che dipingono, e poi cercare di scappare adorando la famiglia, scappare lontano dalla famiglia, perché la famiglia di per sé è un nucleo che ti strozza, ti avvolge e ti strozza se ci stai, perché poi ti fanno il corredo, scusate, parlo di come donna, ti fanno il corredo, poi ti presentano i potenziali fidanzati, eccetera, eccetera. Invece scappare.
Inghilterra. Io sono stata in Inghilterra, poi in America, con borse di studio. In Inghilterra lavoravo in un college, lavavo i piatti, e poi ho vinto una borsa di studio per l'America. Sono stata. Poi quando sono tornata ero rispettata dai miei genitori, perché ero ormai una donna, anche se avevo soltanto 25 anni. Quindi il mio consiglio è quello. Ma diciamo, io non so se bisogna io non direi con la parola, sono d'accordissimo con lei, non userei la parola scappare, perché non sono dell'idea che bisogna scappare. Io penso che certo conoscere la diversità la si può conoscere all'estero, ma anche nella propria città, anche col proprio vicino. Cioè io consiglierei grande apertura mentale e una buona dose di energia, e non spaventarsi di fronte alla fatica, ecco, solo questo, apertura, energia, capacità di lavorare e di faticare e di guardare avanti. Grazie a tutti e grazie tantissimo agli organizzatori e a tutti voi che ci avete seguito con tanta attenzione e pazienza. Grazie davvero. Ringraziamo le nostre relatrici, finalmente ne usciamo con una visione positiva e entusiasta del futuro. Io volevo solo spendere una parola per ringraziare l'anima di queste conferenze, il nostro amico Cesare Girello, che si fa in quattro per organizzare queste cose. A parte questo, voglio chiedervi, se qualcuno ha piacere di essere informato dei successivi eventi, di lasciare il proprio indirizzo email alle signorine alla reception, così vi manderemo le informazioni. Grazie a tutti, grazie alle nostre signore che hanno lietato la nostra serata. Per chi lo desidera, ci sono i libri all'esterno in vendita, e credo che la scrittrice è disponibile per un autografo.